hanno scelto come obiettivo un tema sensibilissimo in questo momento, che è appunto lottare contro la ludopatia. E infatti il carro si chiama Oyoko Sconza Yoko, proprio per, e anche devo dire come lo stanno concependo, che dà proprio l'idea di che cosa, di quale messaggio vogliono lanciare. E la cosa che voglio rimarcare è che da parte di ragazzi poi giovanissimi, perché sono ventenni, insomma, o addirittura meno che ventenni, il messaggio che è quello di mettere in evidenza come questa sia una piaga, di fatto lo è, le famiglie si rovinano, la politica sembra quasi disinteressarsi molte volte. Abbiamo aperto le porte quando ho avuto la richiesta per poter fare a Montevago, realizzare a Montevago un carro dopo un'esclusione forse avvenuta a Sciacca. E mi è sembrata anche questa una bella opportunità e poteva essere quasi un know-how portato a Montevago d'aiuto ai ragazzi nostri, perché stanno collaborando insieme, si sono intesi subito, quindi anche questo diventa, diciamo così, motivo di scambio.